Il film Un 2-3 Stella racconta gli incontri che si sono svolti con il coreografo Carlo Massari e un gruppo di anziani over 60, mentre cercavano di riscoprire dei luoghi della loro infanzia, i giardini in cui andavano a giocare da ragazzini, e cercavano appunto di ritrovare i movimenti e i giochi che sono appartenuti a un'epoca lontana, ovvero quando loro erano dei bambini e delle bambine. Nel film cerchiamo di seguire e raccontare i momenti, direi, salienti, momenti intimi anche per certi versi, in cui queste persone, questo gruppo di persone è riuscito a lasciarsi andare, a ritrovare dei movimenti che pensavano e anche delle sensazioni, delle emozioni che ritenevano completamente scomparse, sepolte, tra virgolette, nel passato, e invece sono stati in grado durante questi incontri di ritrovare e riuscire a sentire di nuovo queste emozioni, questa dimensione di giocare come dei bambini, però in un'età adulta, nel corpo di un adulto e di un anziano. E nel film la cosa per me importante sin dall'inizio, e che spero di essere riuscito poi a trasmettere attraverso attraverso il tempo del video, del film, per me la cosa più importante e fondamentale è sempre stata quella di riuscire a cogliere queste emozioni che io vedevo nei loro occhi, durante gli incontri, che non era scontato perché chiaramente una cosa è essere e assistere, no? È essere partecipe di un qualcosa, ma allo stesso tempo non è scontato che si riesca poi a catturarlo attraverso una videocamera e a raccontarlo. E per me il vero obiettivo cioè l'obiettivo del progetto era questo, riuscire un po' a fondersi con questo gruppo e immergersi con loro in questa riscoperta e riuscire poi a trasmetterlo attraverso le immagini e i suoni.